Centro Ufologico Nazionale nasce ufficialmente nel 1967 e sin dall'inizio della sua attività ha studiato, approfondito ed analizzato nel corso degli anni segnalazioni e molti casi inerenti a una tematica che riguarda l'intera società umana e quindi il nostro pianeta Terra e che è inerente al fenomeno dei cosiddetti oggetti volanti non identificati, relativi occupanti e di tutti i fenomeni connessi. Dagli studi che il Centro Ufologico Nazionale ed i ricercatori indipendenti stanno realizzando ed hanno compiuto in tantissimi anni, si è riusciti a dedurre che il fenomeno ufologico è innanzitutto una realtà ben consolidata e trasversale, perché chiunque nel nostro mondo può essere testimone di questa presenza ed ogni persona può studiare ed approfondire questo fondamentale argomento. È trasversale anche perché, stando a tutti i dati raccolti, non esistono luoghi specifici del nostro pianeta in cui avvengono avvistamenti e segnalazioni. Infatti, tutto il mondo può essere considerato come uno scenario possibile. Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, le tabelle statistiche che sono state elaborate dal Centro Ufologico Nazionale e che riguardano un arco di tempo molto ampio, in quanto si va dal 1 gennaio 1900 ad oggi, fanno riferimento ad oltre 13.000 casi, ricordando peraltro che il primo volo dei famosi fratelli statunitensi Wilbur e Orville Wright risale al 1903. Le segnalazioni sono molto variegate ed in base alle statistiche che sono state elaborate dal CUN si parla di oltre 9.000 avvistamenti effettuati sopra i 150 metri di altitudine, quindi di avvistamenti avvenuti ad alta quota, di circa 2.000 avvistamenti a bassa quota al di sotto dei 150 metri, di 450 casi di oggetti volanti non identificati avvistati a terra, di 400 casi con testimonianze riferite a delle presenze di entità che si conformano poi alla casistica degli incontri ravvicinati del terzo tipo, di circa un centinaio di segnalazioni riguardanti gli UFO avvistati sul mare oppure sui laghi e sui fiumi, in questo caso sulla superficie dell'acqua, ed inoltre circa 50 casi di avvistamenti di oggetti sommersi non identificati, quindi sotto il livello del mare o più in generale dell'acqua. C'è poi una serie di tipologie classificative minori che ormai toccano i 1.300 casi. Ne consegue che la casistica è molto ampia e si correrebbe il rischio di poterla unificare ad un trend particolare, quando invece bisogna essere consapevoli che il fenomeno ufologico è talmente variegato e complesso al punto che ogni caso specifico segnalato meriterebbe un'indagine a sé stante. Ad ogni modo, in base a questi dati, si può capire quanto in tutto il mondo esistano diverse peculiarità che riguardano le varie tipologie di avvistamenti e la qualità di essi in base alle testimonianze, quando vengono redatti dossier che in molti casi sono accompagnati da supporti video che possono essere particolarmente utili per poter approfondire lo studio degli avvistamenti e confermarli come reali. Non bisogna dimenticare che si parla tanto di extraterrestri, di UFO, ma non si parla mai abbastanza di fake news presenti anche in questo ambito. Se si volesse giudicare la fenomenologia ufologica per quel che riguarda la presenza aliena sul nostro pianeta, potremmo essere in difficoltà nel poter ammettere se ci sia una matrice comune oppure se le testimonianze di visite extraterrestri facciano riferimento a diverse civiltà. Dal punto di vista delle intenzioni della realtà extraterrestre nei confronti della società umana, un pensiero oggettivo e lungimirante fa riferimento al fatto che se ancora conserviamo il nostro libero arbitrio, se ci possiamo fare domande su questo argomento e se non siamo stati tutti assoggettati a questa presenza vivendo scenari apocalittici, così come rappresentati spesso nei film e nelle serie TV, molto probabilmente la presenza extraterrestre non dovrebbe essere così malevola nei nostri confronti, come poi una certa disinformazione vuole far intendere, bensì tutt'altro. È chiaro che se si volesse andare più in profondità su questo argomento, si potrebbe anche riflettere proprio sulla predisposizione dei testimoni e dei tanti appassionati alle varie tematiche ufologiche verso questi rappresentanti di altre civiltà, così da esistenziali assumerebbero dei connotati più complessi sotto il profilo sociologico, filosofico, etico, morale e religioso.
Nel suo complesso, la casistica fa riferimento ad eventi che sono stati positivi per l'essere umano, come ad altri che lo sono stati un po' meno. A tal riguardo esiste un libro sugli X-Files russi, scritto a quattro mani da due ricercatori indipendenti, Paul Stonehill e Philip Mantle, che indagano su questi aspetti più oscuri della realtà extraterrestre. Ma esistono molteplici testimonianze di eventi a carattere ufologico molto costruttivi e addirittura salvifici nei confronti degli esseri umani. Ci sono tanti casi in cui i testimoni hanno confermato di essere stati curati ed aiutati da un punto di vista medico da questi esseri provenienti da altri mondi. A riguardo c'è un libro molto interessante scritto da Preston Dennett che si occupa di questi eventi dal titolo UFO Healings, True Accounts of People Healed by Extraterrestrials. Le diverse guarigioni rappresentano però una parte meno conosciuta della fenomenologia ufologica, perché esse fanno riferimento ad avvistamenti o ad esperienze salvifiche vissute da esseri umani, pur essendo necessario verificare per ogni singolo caso specifico queste dichiarate esperienze. È chiaro però che l'argomento si presta a mille interrogativi per poter avere un'idea più completa e per poter così provare in modo concreto la genuinità di queste esperienze. Oltre alle guarigioni da UFO, ci sono ulteriori casi che testimonierebbero di una presenza positiva ed anche benevola da parte degli extraterrestri in visita sul nostro pianeta. La storia dell'ufologia, soprattutto quella della cosiddetta prima ora, sbocciata dopo la Seconda Guerra Mondiale e protrattasi fino agli anni 60 del Novecento, è piena di testimonianze di persone che si dicevano in contatto con alieni e che erano state destinate a divenire portavoci di queste civiltà. Parliamo di esperienze ufologiche che rientrano a pieno di diritto nella storia dell'ufologia e che fanno riferimento alla dimensione del cosiddetto contattismo, ossia ad eventi in cui determinati soggetti scelti, spesso persone semplici, senza alcuna specifica mansione lavorativa, senza eccessive fortune personali e in molti casi anche scettiche in origine, che d'un tratto, dopo essere state testimoni di un incontro ravvicinato, hanno posto come priorità assoluta nella loro esistenza la necessità di divulgare al mondo determinati messaggi fondamentali per il futuro di questo nostro mondo e dell'intero genere umano. Messaggi che durante la Guerra Fredda erano inerenti soprattutto al pericolo di nuovi conflitti tra civiltà della Terra, in cui si sarebbero potute utilizzare armi nucleari che avrebbero non soltanto falcidiato la popolazione terrestre, ma creato anche numerosi scompensi nell'ordine cosmico, tali da dover richiedere un eventuale intervento diretto da parte di civiltà aliene più evolute, sotto tutti i punti di vista, che non avrebbero potuto permettere una distorsione dell'ordine cosmico, molto importanti per questi esseri provenienti da altri mondi. Alcuni dei contattisti che hanno basato la loro esistenza cercando di trasmettere ovunque nel pianeta Terra determinati avvertimenti nei confronti dell'umanità ricevuti da questi esseri nelle loro esperienze di contatto sono ad esempio George Adamski e Billy Mayer, che pur con alterne fortune hanno avuto nel corso della loro esistenza un ruolo predominante da questo punto di vista ed hanno contrassegnato la fenomenologia del contattismo. Se desiderate entrare a far parte del gruppo di ricerca del Network Nuova Civiltà, da non confondere con i vari gruppi Facebook, e partecipare ai tanti incontri che stiamo tenendo in diretta su Google Meet, poter quindi usufruire della nostra biblioteca con tutti i libri che man mano sono pubblicati dal Network Nuova Civiltà, ed inoltre ricevere contenuti video inediti ed essere parte del nostro percorso di ricerca, basta semplicemente inviare un messaggio alla pagina Facebook del Network Nuova Civiltà o dalla mia personale, Massimo Lombardo. E così come per ogni domanda e richiesta di informazioni che vorrete porre alla nostra attenzione, vi sarà sempre massima disponibilità. Per chi inoltre desidera il formato fisico dei libri pubblicati dal Network Nuova Civiltà, può trovare i riferimenti nelle info e nel commento in primo piano con i vari link che sono inseriti. E vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione ed a presto.